Un saluto a tutti i lettori di tecnoandroid.it. Andiamo a vedere le novità introdotte con l'aggiornamento dell'applicazione YouTube. Come potete vedere, l'avvicino, la grafica dell'applicazione è cambiata. Adesso abbiamo un fondo tutto rosso con il triangolino, diciamo, del play bianco. Andiamo ad aprirla. Come vedete, qui abbiamo una sorta di spunta che ci consente di poter ridurre la finestra di visualizzazione del video. Come possiamo leggere, trascina in alto per espandere e verso sinistra o verso destra per chiudere il video. Andiamo ad espandere, la stessa cosa possiamo fare semplicemente andando a trascinare, come vedete, verso il basso, comunque in diagonale, il video. Faccio vedere, magari non siete riusciti a vedere. Ecco qui. Se andiamo a trascinare poi in basso, possiamo vedere il video e contemporaneamente andare a cercarne altri. Anzi, vi faccio vedere che si sente. Come vedete, stiamo vedendo questa applicazione. La recensione di questa applicazione. Vado ad abbassare il volume. Come vedete adesso non compare più il tasto del più uno di Google Plus e abbiamo qui sul video una serie di tasti. Ho messo in pausa. Quelli per la condivisione. Ho premuto praticamente di tutto. E un menu che ci dà la possibilità di scegliere se visualizzare il video in HD o in CC, cioè in bassa qualità, insomma, o in alta definizione. Abbiamo qui un elenco, come vedete, di a scorrimento e nel tablet non è possibile, adesso lo chiudiamo con uno swipe, chiudere, diciamo, verso sinistra, andare a fare effettuare uno swipe verso sinistra, cosa che invece è possibile fare su uno smartphone. Andiamo a vedere sempre sull'iDo Ultra l'applicazione di YouTube. Se la riesco a trovare. Se effettuiamo uno swipe verso sinistra e verso destra, vedete che si è l'apertura diciamo, tra virgolette, del menu a tendina, con tutte le possibilità di scelta che possiamo effettuare da YouTube, quindi consigliati, tendenze, in tempo reale, diversi tipi di video che possiamo vedere, intrattenimento, istruzioni, giochi, eccetera. Con lo swipe abbiamo quindi la possibilità di chiudere questo menu. Se andiamo ad aprire un video, dicevo, ritorniamo quindi al tablet, l'apertura del video non avviene più a schermo intero, ma dobbiamo andare noi a cliccare sulle due frecce, che vi faccio vedere, sono posizionate qui, per avere la visualizzazione a schermo intero. Poi il resto, diciamo, più o meno è rimasto tutto uguale. Abbiamo la descrizione, la possibilità di iscriverci al canale, altri suggerimenti e poi la lista dei commenti. Come vedete, è veramente molto carino come aggiornamento. Con questo è tutto, un saluto a tutti i lettori di tecnoandroid.it.